Cersaie compie 40 anni, ma Cotto d'Este arriva con i suoi 30. Un bel cammino, una bella cavalcata che dal 1993 porta fino al 2023. Eh sì, anche noi quest'anno festeggiamo i 30 anni, sembra ieri quando abbiamo cominciato nel 1993 col primo Cotto, col primi 30-30, no? E abbiamo fatto tanti anni di innovazione, un percorso secondo noi straordinario, costellato di una serie di innovazioni che si sono susseguite nel tempo, tra le quali, allora, ho citato il primo Cotto che era un 14 mm, nel 2004 Kerlite, è stata una tappa che ha segnato la nostra storia, e un'altra serie di innovazioni che si sono susseguite, Protec, l'antibatterico, la superficie ultima Safe Touch, una serie di superfici che abbiamo creato, dico creato perché negli anni noi, il nostro Paolo Mussini, il fondatore dell'azienda, diceva e continua a dire: vorrei fare un prodotto straordinario, non c'è la tecnologia per farla, va bene, ce la inventiamo. E quindi negli anni è anche successo questo, collaborando con i produttori di macchine. Nel 93 eravamo Cotto d'Este Antica Ceramica d'Arte, poi ci siamo trasformati in nuove superfici e oggi in Exclusive Surfaces. Quindi proseguiamo nel solco della bellezza e del presidio dell'alto di gamma. Cotto d'Este è posizionata nella fascia alta del mercato. E la nostra mission, che era quella del 93, oggi continua ad essere la stessa mission, non abbiamo cambiato nulla. La novità di quest'anno è Kerlite Pura. L'anno scorso abbiamo presentato Pura, già il nome la dice lunga perché è un limestone che proviene dalla Borgogna, molto puro, molto bello, molto pulito. E Cotto d'Este nel 2003 lanciò la Buxi, che era un limestone puro ma con la tecnologia di allora. Oggi invece, con la tecnologia nuova, con la digitale, con le superfici che si possono ottenere, abbiamo, e l'anno scorso fra parentesi abbiamo vinto la di design con questa serie, quest'anno la arricchiamo con la Kerlite 120x2,78, 120x120, 60x120, cioè formati classici della Kerlite 6,5, rinforzata con fibra di vetro. Prerogativa di Cotto d'Este avere tutta la Kerlite rinforzata con la fibra di vetro che la rende molto più resistente, e antibatterica, una serie questa full optional. In più nella Kerlite abbiamo aggiunto una struttura martellata, si chiama chisel, quindi una cesellatura che riproduce la martellatura della pietra naturale, e ha un'altra caratteristica tecnica, un gloss 3. E questo che cosa significa? In una scala da 1 a 10, questo gloss 3 fa sì che la superficie sia opaca, quindi avere una pietra con questa superficie opaca dà una naturalità che è eccezionale. Pura è safe touch, quindi una superficie adatta sia per l'indoor che l'outdoor.